Oddio! È stupendo! Cioè, e wow! questo è bellissimo, guardate! Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovissimo video haul. Non vedo l'ora di farvi vedere i miei ultimi acquisti. Uno è qua dentro e non ho ancora tirato fuori le cose, perché appena mi è arrivato ho detto, oddio, lo devo troppo condividere con voi, perché ci sono delle cose troppo sfiziose che ho preso da Sephora, bellissime. E ho anche degli acquistini che ho fatto da Bershka da mostrarvi, tutte cose bellissime. Non vedo l'ora di provarle insieme a voi e poi avere anche la vostra opinione. Entrambi questi acquisti li ho fatti utilizzando Letyshops, che è un servizio di cashback. Infatti, adesso ci sono dei super cashback, mi tornerà indietro tipo il 20% del mio ordine. Proprio oggi penso sia l'ultimo giorno per usufruire di sconti altissimi sull'app, anche su Shein, appunto su Bershka, su Sephora. Ci sono veramente tantissimi negozi disponibili. Come funziona? Voi fate l'acquisto tramite Letyshops. Io, ad esempio, utilizzo sempre l'app perché mi trovo comodissima a fare gli acquisti sul telefono. E dopo un certo periodo vi tornerà proprio la percentuale di cashback che è scritta sul sito, quindi saranno proprio soldi che vi torneranno nel vostro portafoglio, nelle vostre tasche. Davvero, da quando l'ho scoperto, la utilizzo sempre. Per me è veramente un'app must da avere sul telefono. E la percentuale di cashback è veramente alta, in certi periodi veramente altissima, tipo oggi. Comunque, vi lascio giù il link con cui potete accedere a tutti gli sconti, vedere tutto come funziona. Io vi consiglio di guardarla, di iscrivervi perché io appunto la utilizzo sempre e vi consiglio di sfruttarla anche voi. Ok, iniziamo da Sephora o da Bershka? Iniziamo da Sephora, questo è il pacchettino ed è super carino come viene spedito, come una scatolina di Natale, non lo so, è bellissimo. Qui c'è anche la possibilità di aggiungere un bigliettino, una sorta di augurio. Io per Natale mi sono scritto Buon Natale, Carol. Cioè, vedete, è fatto così, Buon Natale. Secondo me è una cosa super carina. In generale, tutto l'anno penso che si possa mettere il bigliettino, quindi se anche dovete fare un regalo e spedirlo, carina come idea. All'interno c'è questa box, questo cofanetto super bello. Io penso che lo terrò tipo in alto nel mio armadio perché è troppo carina. Poi Sephora è un brand che a me piace veramente tantissimo. All'interno, guardate, oddio! No, adesso ditemi che chicca è ricevere una box così di Sephora. È bellissimo! Cioè, e poi sono contentissima appunto perché ho risparmiato grazie a Letyshops. Cioè, sono tutte cose molto economiche, perché ci sono tantissimi pensierini proprio pensati per Natale in questo periodo. E vi faccio vedere che cosa ho preso. Ovviamente ci sono sempre i campioncini a scelta, io ho scelto un fondotinta. Ho preso questo qui che è una sorta di addobbino di Natale da regalare alle mie amiche, ovviamente. Sono tutti pensieri che voglio regalare, questi qua. Questo qui all'interno vedete che ha il size up, che è il mascara super famoso di Sephora. Io non l'ho mai provato, vi giuro, lo vorrei un sacco provare perché mi ispira un sacco. Ma penso che questo lo regalerò, quindi ancora non lo proverò, vabbè. Poi ho preso questo qui, che è super carino. Cioè, guardate, è fighissimo, è un coniglietto, è di Too Faced, è Lip Injection. Praticamente questo è un lucidalabbra che rimpolpa le labbra. Io l'ho provato da una mia amica che ce l'ha proprio alla full size. Queste sono size un po' più piccoline, perfette da regalare. Mi era piaciuto un sacco. E quindi ho pensato che anche come regalo può essere molto carino, può essere molto molto utile e può piacere alle mie amiche. Poi ho preso questo qui, cioè vedete, Sephora quest'anno ha fatto tutti questi mini regalini con addobbi proprio stile natalizio, che a me sono piaciuti veramente tantissimo. Questo è un eyeliner di Kat Von D e il Tattoo Liner, che è super famoso e dico tutti che è buonissimo. Io non ce l'ho per me, non l'ho provato, però lo sento, comunque seguo molte youtuber che fanno beauty, perciò so sempre cosa va, cosa piace e cosa magari invece da scartare. Poi, sempre di Too Faced, c'è anche questa qui che ho preso. Cioè, guardate come è rifinita bene con i brillantini. Sono fantastiche queste idee. Sephora veramente geniale, geniale. E questo appunto è un mini addobbo di Natale con di Too Faced, il mascara Better Than Sex, super famoso. Io anche questo qui non l'ho mai provato, ma so che anche questo qui non l'ho mai provato, ma so che in generale piace molto. E ora che ci faccio caso, no, vabbè, ha tutti i fiocchetti di neve sopra. Questa è una cosa carinissima. Cioè, bravissimi, bravissimi. Bello. Oh, sto pensando che se le mie amiche vedono questo video, gli spoilerò dei regali, ma vabbè. Ma lo stesso, ve lo devo far vedere anche a voi, perché magari anche voi potete fare dello shopping comprando queste cosine. Quelli lì avete visto costano veramente poco, come pensierini sono perfetti. Poi ho preso questa stella qui decorativa, lilla, ovviamente appena l'ho visto potete immaginare
quanto mi è piaciuto. Anche oggi indosso questo vestito viola, che è uno dei miei preferiti del momento in assoluto, e ve l'ho mostrato in un video haul. E quindi iscriviti se non sei ancora iscritto e lasciate anche un mi piace al video per sostenere me e il mio canale e per avere sempre più video da parte mia. E nulla, quindi questo cosa contiene all'interno? Ha un Your Glow Enzyme Scrub, uno scrub che comunque lo voglio regalare, e non ho mai provato i prodotti di Wishful, però ne ho sentito parlare veramente benissimo. E anche un gel idratante, una crema gel idratante. Questo, oltre ad essere super carino, penso di regalarlo a una mia amica che ama la skincare e quindi sicuramente conosce Wishful e sicuramente apprezzerà questo pensiero. Poi, infine, questo è bellissimo, guardate! Il kit di Too Faced, ovviamente sempre da fendere all'albero. Quanto è bello! Il kit è questo qui. Alcuni dei prodotti più iconici, che sono il Lip Injection e il Better Than Sex. Ve lo faccio vedere anche da questo lato perché c'è questo alberello rosa super carino. E appunto, secondo me questi pacchettini sono pazzeschi. Tra l'altro qua in alto, guardate, non l'avevo visto dal sito, c'è To and From, quindi si potrebbe anche scrivere qua in alto. Bellissimi, proprio delle idee fantastiche. Ovviamente questi non li apriamo, non li apro perché sono tutti regalini di Natale. All'interno c'è anche un codice sconto per me che utilizzerò dall'1 al 28 gennaio. E poi c'è questa carta bianca nera di Sephora. Bene, sono molto contenta, cioè quanto è bella anche questa scatolina. Bello, bello, bello. Poi proseguiamo, vi faccio vedere cosa ho ordinato da Bershka. Ho preso... Mamma mia ragazze, è super soffice, appena l'ho aperto, l'ho visto, me ne sono innamorata, ora lo proviamo insieme. Questo è un cardigan bianco della lunghezza che mi sembrava perfetta per ad esempio i jeans a vita alta, ovviamente quelli che porto io. È veramente di una sofficiosità che se avete i negozi vicino a voi andatelo a vedere, o comunque io ve lo consiglio assolutamente se volete prenderlo online e sfruttare le T-shops per avere un po' di sconto. Questo è pazzesco. Il costo è di 19,99. È proprio il colore bianco candido che io cercavo e non vedo l'ora di provarlo insieme a voi e vedere come mi sta. Vediamo. Questo cardigan è spettacolare, super morbido. Poi vedete, è bello coprente, non è trasparente, perché ad esempio con la maglia nera appunto non è che si vede la trasparenza. È pazzesco, ragazzi, è bellissimo. Guardate. Wow. E appunto, come vi dicevo, la lunghezza è ideale, ad esempio per i pantaloni a vita alta. Mi piace da impazzire, è super super comodo. Vi faccio vedere lui. Ta-da-dan! Dovete sapere che ero alla ricerca di un giubbotto puffer, non mi viene in italiano, la giacca imbottita, un giubbotto imbottito bianco, perché secondo me è bellissimo. Appunto, mi sono un po' fissata col bianco ultimamente. È stupendo. Cioè, wow, tra l'altro poi spulciando il sito online ho visto che c'era anche una versione in simil pelle, era un po' più costosa, questo invece è pazzesco, ve lo giuro, wow. Le maniche sono strette, quindi non passa l'aria, perché a volte le maniche rimangono larghe e passa l'aria, so che mi potete capire, so che capite cosa intendo. E è fighissimo, ha la cerniera così. Allora vi faccio vedere subito il prezzo. Eccolo qua, 35,99, taglia S. Sono super soddisfatte, proprio come lo volevo io. Il colore è meraviglioso. Sono super contenta perché l'ho preso. Quindi questo era un altro acquistino. Io amo questo bianco candido. È veramente super bello. Cioè, non lo so, voi cosa dite? A me piace tantissimo. Wow, fighissimo. Anche appunto la cerniera mi piace molto. Bello, bello. Poi un'altra cosina che ho preso, e qui non so come mi staranno, vediamo. Volevo un pantalone jeans più scuro, perché li ho più sul chiaro. Ne ho solo uno più scuro di jeans, ma non mi fa impazzire. Vabbè, vado alle ciance. Ho preso questo pantalone jeans qui, a vita alta. Sembra bello. Il modello è flare, infatti... è proprio con la gamba più ampia, cioè proprio a campana, vedete, rimane stretto sulla coscia e si allarga sotto il ginocchio per appunto poi rimanere flare, ampio a campana. Questo modello mi piace tantissimo, va tantissimo ovviamente di moda, io l'ho preso in una taglia 34 e comunque è bello elasticizzato davvero, quindi secondo me la taglia sarà perfetta. Ora lo proverò e vedremo nella clip se mi sta bene. Sono rimasta appunto soddisfatta della qualità.
Il prezzo è questo qui, 25,99, io l'ho preso nella taglia 34, quindi 38 euro italiana, voglio dire, scusate, 34 europea, italiana 38, e niente, quindi questo è il pantalone. Ok, ho indossato il pantalone, mi servite voi perché sono super indecisa se mi piace, mi sta bene o no. Il colore mi piace, ma il fatto che non abbia delle sfumature in più non mi convince, cioè sembra tutto forse più grande, non lo so, più largo, allarga la figura. Questo è il lato, probabilmente se si volesse portare con le sneakers bisognerebbe farlo accorciare, nel mio caso. Io sono alta 1,63 e il retro è così. Qui ragazze, aiutatemi voi, ascolterò i vostri consigli e appunto fatemi sapere se vi piace. Soprattutto è il davanti che non mi convince, non riesco a capire se allarga la figura o meno. Magari con dei tacchi slancia. Se vi va, consigliatemi un sito dove comprare pantaloni, comunque jeans, ecco, non pantaloni, e magari potrei fare un ordine e condividere l'ordine con voi, perché è sempre complicato cercare, trovare il jeans giusto. Infine ho preso un accessorio che diciamo che è più perché mi serviva. Ho preso questo qui, che è un mini portafoglio. Io ora indosso tantissimo le borsettine piccoline, il mio portafoglio che era largo così non ci entra più e mi serve appunto giusto un mini portafoglio. Cioè questo è perfetto perché costa 5,99. C'era anche in altri colori, però ho pensato di prenderlo nero perché metti che metto una borsa di un colore particolare e poi ho il portafoglio verde, non ci stava bene. Nero invece è un passepartout, sta bene con tutto. Ha la cerniera dove penso di mettere appunto le monete, magari la patente. Qui ha uno scomparto per infilare, non so, magari non ci infilerò niente perché poi ho paura che esca qualcosa. E qui ha gli scomparti per le carte. Mi sembra funzionale, il prezzo è veramente basso, perciò sicuramente lo utilizzerò e lo sfrutterò. Quindi sono contenta. Fatemi sapere se vi sono piaciute le cosine che ho preso, se avete già utilizzato Letyshop, se lo utilizzate anche voi, ditemi cosa ne pensate, io lo trovo fighissimo, appunto ve ne parlo proprio con piacere e perché lo uso sempre. Io vi ringrazio di aver visto questo video fino a qua, vi aspetto tutti i giorni su Instagram, mi trovate come Carol Chiari, iscrivetevi per non perdervi i prossimi video, ci vediamo nel prossimo video!